Lunedì, quando tornavo a casa dopo il nostro incontro, mi sono detto: guardale bene le differenze tra lei e le altre. Gustati lo scoprire le differenze. Guarda bene la differenza che c'è tra chi aspetta di dirle le emozioni non per timore ma per pudore, e ricorda invece chi te le rivendeva come se fossero a saldo. Questa mattina dicevo che hai spalancato le porte della mia anima, ed era la vera verità. Mi hai riempito di te, svuotato del resto, in una giornata passata insieme, abbracciati e bendata, come se avessi succhiato i miei pensieri, i ricordi. Dirtelo quel lunedì sarebbe stata pessima scelta. Non credere che solo tu hai paura di dipendere. C'è anche un uomo che si è perso in quel piacere che gli hai donato, nei gesti di dolcezza che hai riversato su di lui, in quella intimità che tu hai condiviso presentandoti nuda. Non è piacere del corpo e godimento di sesso, è essere stato sfamato da te, dalla tua presenza, dal tuo esserti donata. Se volevi una confessione ampia del mio desiderarti e del mio possederti ed essere posseduto, beh, ce l'hai, ed anche completa. Mi dici: ti adoro, uomo stranissimo. E perché mai, splendida donna? Perché non nascondo nulla dell'effetto che hai su di me? Lo sai, ora potresti farmi malissimo, potresti andartene, dirmi non funzionerà, me ne vado prima che possa avere una risposta. Ci starei di un male come un grillo moribondo attaccato ad un filo d'erba. Emozione a cui ci si lega per dire: io ho vissuto quello che il resto del mondo sta sognando che accada.